Sarallo Famosi, il drive time di Radio Roma, con Lele Sarallo e Loki. Fate un salto nel passato, precisamente era il 2002, 20 anni fa, quando Olly Valens cantava Kiss Kiss, ragazzi. Te lo ricordi questo disco? C'era anche il ballo di gruppo. Bene, signore e signori, ve l'abbiamo anticipato pochi minuti fa che avremmo avuto insomma una puntata veramente piena di ospiti e ovviamente anche di emozioni, e soprattutto le emozioni le vediamo con un artista, un regista, un grande uomo, una persona, insomma quante cose devo dire. Signore e signori, negli studi c'è Alessio Di Cosimo. Grazie, ciao a tutti, ciao Dario. Benvenuto. Per noi è un onore averti qua, nonostante i tuoi mille impegni, perché insomma da quando è uscito Come un padre sei in giro per tutta Roma, per tutta l'Italia, per tutto il Lazio, però siamo contentissimi che tu sia riuscito a ricavarti qualche minuto per essere con noi. Innanzitutto, come stai? Stai vivendo un momento in giro emozionante, quindi raccontaci un po'. Ma è emozionante, è bello, la cosa più bella è ricevere comunque i commenti del pubblico, di tutte le persone che in Italia stanno vedendo Come un padre, e questa è la cosa più bella, perché poi quando si fanno le opere, quando si fa un film, non lo facciamo per noi stessi, lo facciamo per il pubblico. Esatto. E la risposta del pubblico così calorosa, così bella, è davvero un'emozione unica. Te l'aspettavi così proprio in no. modo molto... è vero? No, diciamo che c'è sempre paura, no? Esatto. Tutti i tecnici, tutte le persone che collaboravano mentre facevamo il film dicevano: no, ma tranquillo, è bellissimo, stai sereno. Ma cioè, un conto è dire stai tranquillo, stai sereno, certo. E un conto è poi farlo uscire il film e avere successo. E avere successo. Esatto. Ci arriveremo tra poco nei dettagli di Come un padre, che su Amazon Prime ha scalato le classifiche tra i film più visti, ma facciamo un salto indietro. Facciamo un pochino di domande. Lo mettiamo siamo un pochino curiosi. In difficoltà. No, scherzo, no, io sono brava, non metto in difficoltà. Vai, fai la brava, tratta bene che è un amico. Allora, no, sono curiosa e siamo curiosi di sapere come hai iniziato i tuoi primi lavori. Esatto, ecco. Con Lele, beh, c'è da dire una cosa, che noi abbiamo condiviso tanti eventi, tante serate, anche uno spettacolo teatrale, e poi anche l'inizio, perché in tutto questo lui è un grande imprenditore, e poi parleremo anche di questo, di Polpetta, perché i primi periodi, sai, mi sto prendendo una cosa, sto per fare una cosa, che poi esplosa. Quindi praticamente si parte tutto dal comico e poi si arriva al tragico, giusto? Perché... beh sì, certo. Abbiamo girato anche delle cose insieme. Sì, sì. Però ecco, i primi spettacoli magari noi non ce li ricordiamo. Come ti sei avvicinato a questo mondo? Ma io a 19-20 anni ho studiato cinema all'università, poi però non l'ho purtroppo finita, perché ho cominciato a lavorare, a fare altro. E piano piano, diciamo che il sogno più grande è sempre stato il cinema. Ho iniziato con il teatro, mi piaceva tantissimo il teatro, ma non avevo... amavo sicuramente di più il cinema, ma non avevo i mezzi per poter fare cinema. Okay. E così ho cominciato le prime cose che scrivevo a portarle in scena a teatro, quindi le scrivevo, le dirigevo, a volte le interpretavo pure. E sì. Una volta appunto ci ho avuto anche l'onore di dirigere Lele in uno spettacolo che abbiamo fatto, e piano piano ho fatto i primi spettacoli, e poi nel 2013 ho diretto, sono passato per la prima volta la macchina da presa, ho diretto il mio primo cortometraggio. Da lì, diciamo, ho fatto circa 4-5 cortometraggi, hanno avuto per fortuna molti riconoscimenti, molti premi sia nazionali ma anche internazionali. Assolutamente sì, tutti in grandi giro per successi. Il mondo, tutti i temi anche sociali, abbiamo trattato appunto gli omicidi a sfondo transfobico, abbiamo trattato anche l'anzianità, l'abbandono degli anziani. E come si chiama quello lì, mi è rimasto molto impresso, per sempre, ecco, non mi ricordavo. Beh, poi questi titoli che sono molto forti, no? Sì, dei titoli forti, secondo me quello che vince di più in generale è anche un po' il titolo, arriva, no? Vedi questo titolo importante. È il titolo importante, quando si scrive un'opera secondo me non bisogna dargli poca importanza, perché è come una canzone, no? Sì. Cioè, il titolo comunque è la copertina, è quello che è quello che si vede per prima, e secondo me è importante. Nel caso di Come un padre è nato prima il titolo che tutta la scena. E poi ci hai costruito tutto intorno. Tra poco ci racconterai tutto. Ci ascoltiamo un disco. Restate sempre su Radio Roma con Alessio Di Cosimo insieme a noi. Restate là, maleducati. Workshop, questa è Filit in diretta. Abbiamo sperimentato, stiamo sperimentando un po'
di dischi, sai, no? Quelli tridimensionali. Un po' di dischi piace... nuovi, sì, spaziali. Mi piace chiamarli così, spaziali. In diretta con noi Alessio Di Cosimo, regista di Come un padre, che insomma nei primi giorni è stato tra i primi tre, tra i primi quattro insomma film visti. Addirittura mi dicevi, quando poi mi hanno detto che ero lì tipo prima del Signore degli Anelli. No, dopo, era terzo Il Signore degli Anelli e quarto Come un padre. Cioè, capito? Quindi tu, non ho capito, la scena... serie del apri, Signore degli Anelli, giusto? La serie TV, sì. Apri i primi titoli, c'era anche lui. In tutta Italia. È come andare nelle tendenze, sai, di YouTube, nelle tendenze di Netflix, così. Sì. Quindi dici, cazzo, che emozione. Emozionante. Ci stiamo per arrivare, ma ecco, la domanda che volevo farti è proprio quella. Noi sappiamo che sei anche un imprenditore e praticamente tipo Remida, cioè quello che tocchi, poi è successo. Tu non te lo dire da solo, te lo facciamo dire dagli altri e te lo dico anche io. È vero. Perché? Perché momento Marchetta, me lo metti? Eccolo. Ah, ragazzi, lo vuoi fare? Allora, ragazzi, momento Marchetta. Abbiamo già il jingle pronto. Perché lui, insieme ad Andrea, che salutiamo, e Giovanni, che Giovanni, vabbè, è un chef. Come si può definire Giovanni? Non solo chef riduttivo, Giovanni un creativo, Nerini, uno chef creativo. Executive. Si sono uniti tre ragazzi, tre amici, hanno detto: ma sai che c'è? Apriamoci un ristorante. Il problema, sai qual è? Il problema, sì, buono. Problema buono. Che okay. Poi è diventata una catena. Sì. Come è successo? Ora abbiamo circa 90-100 dipendenti. Cioè, capisci? Da uno scherzo, perché in quei giorni che tu stavi ideando, noi ci frequentavamo, sì, sì, quel periodo, parliamo di 5 anni fa. 2016. Ma parliamo diciamo questo posto che sta a... Adesso ce lo racconta in breve lui. No, per capire se io ci sono stata. Polpetta, tu ci sei stata da Polpetta? Ma io mi ricordo questa Polpetta. Nel senso che mi ricordo di questo posto che però sta a Trastevere, Trastevere, Rione Monti, Gazzometro. Bravissimo, io sono stata lì, mi ricordo. Adesso ne abbiamo aperto uno a parte, che è Polpetta Gluten Free, quindi abbiamo aperto un locale solo perché io sono celiaca. Assolutamente non lo sapevo. No, devo venire, dai. E quindi come riesci poi a unire, no, la parte artistica all'imprenditore? Ma per fortuna i miei soci mi supportano. Ti danno una grande mano, ovviamente. Mi danno una grande mano quando sanno che sono sul set o che giro qualcosa, sanno che non posso essere disturbato, che devo concentrarmi. Certo. Però certo, cerco poi nelle pause sul set o comunque poi la sera di seguire, comunque di buttare un occhio all'azienda, a Polpetta. Complimenti, complimenti. Lori. Comunque è sempre il nome, eh? No, non vorrei dire nulla, ma il nome fa tantissimo. No, volevo chiederti a proposito, perché sei qui proprio per spiegarcelo e raccontarcelo. Sì. Parlaci di Come un padre. Come è nato? Le prime idee, c'è stato qualcuno come un padre? Come un padre, io ho avuto la fortuna di conoscere Iole Mazzone, la nipote di Carletto, e Massimo Mazzone. Proviamo figlio a sentirla. Proviamo a chiamare Iole tra Mazzone. Tra poco, non adesso, tra poco. E quindi, vabbè, appena li ho conosciuti per altre cose, perché Iole Mazzone è una giovane attrice anche molto brava, dovevamo fare un altro film, un'altra cosa insieme che partirà a breve. E io, appena ho conosciuto appunto la famiglia Mazzone, ho detto: certo, a Massimo, ho detto, tuo padre è un mito, cioè è stato inimitabile. Dico, secondo me andrebbe fatto un film su. Ed è da lì, dal secondo me, che è nato tutto. Come e un padre. Lo stupore di tutti, non solo mio, è che non fosse stato ancora fatto un film su. Infatti, non è ormai fanno i film su tutti. Posso dirti che più che stupore è stata una fortuna. Per me è una grande fortuna. Una grande fortuna. Perché poi, insomma, l'hai fatto tu, ci sei riuscito tu. Poi quando mi viene un'idea vado sempre a cercare se già sta, anche su una sceneggiatura, certo, su un testo, su un soggetto, vado sempre a vedere se è stato già fatto in giro, in qualsiasi parte del mondo, se qualcuno. Sul caso di Mazzone sono andato a ricercare molto, perché dico, boh, mi pare strano. Mazzone che è molto motivato. Vediamo un po', vediamo il trailer e poi andiamo in break e continuiamo a parlare di Come un padre. Ma la cosa più importante di Mazzone era proprio la sua passione per il calcio. L'immagine Mazzone a lei deve essere di garanzia, punto e basta. Io avrei fatto qualunque roba per lui, io sarei andato nel fuoco. Grande, per lui. Grandissimo, ragazzi. Primo incontro con Mazzone era stato amore a prima vista. Sono partite che diciamo che il bello conta poco, bisogna vincerle. Mi raccomando, dopo tre falli te faccio uscire. Però non mi faceva mai uscire. Materazzi. Un tipo allenatore che aveva la saggezza. Pep Guardiola, ironia. Pazzesco. Ti metti i brividi, ti fa ridere. Il numero uno, Carletto!
Pazzesco, ragazzi, restate lì, torniamo tra pochissimo con Alessio Di Cosimo e con un padre. Siamo in diretta, oggi giornata lunghissima, abbiamo ospite Alessio Di Cosimo. Lori, come stai? Io sto bene, adesso sto anche meglio. Stai entrando nel mood calcistico, oggi parleremo di calcio perché poi sono iniziati anche i mondiali in Qatar, mondiali super discussi. Stiamo parlando di come un padre che vede protagonista il Carretto Cartone, quello sempre, ovviamente, questo è lo spirito del nostro programma, devi sapere, caro Alessio. Un docufilm sul grande Carlo Mazzone che ha allenato praticamente i migliori giocatori della storia, tra cui Totti, Guardiola, Andrea Pirlo. Ci racconti, non so, qualche aneddoto quando siete andati ad intervistare questi dei del calcio, perché alla fine sono dei, cioè Baggio e Totti sono considerati, non è un calciatore, è un dio, giusto? Sono o no? Semidei. Semidei. Ma calcolate che la cosa assurda, noi siamo andati da Baggio e già il primo impatto è stato appunto molto emozionante, perché siamo arrivati col pullman e con tutta la troupe in questo grande cancello ad Altavilla Vicentina, in mezzo alla Baggio abita in mezzo a nulla. Al nulla. Ci toponiamo a sto cancello, sì. E io mi aspettavo magari, non lo so, un giardiniere, qualcuno. Nessuno. È arrivato tranquillamente Roberto Baggio, ha un pandino, Roberto Baggio ad aprire il cancello, a farci: oh, ragazzi, venite. Ha aperto lui. E io ho guardato dal finestrino così, dico: no, vabbè, Roberto Baggio c'è per aprire il cancello. Pazzesco. E dopo l'intervista Roberto Baggio ci ha offerto la colomba, perché stavamo in periodo pasquale, e ci ha tagliato la colomba e ci ha offerto il prosecchino per far merenda. Quindi ho fatto merenda. Ma perché sai che c'è, Alessio, secondo me a volte noi non ci rendiamo conto che alla fine sono persone normali, cioè normale, no? Sì, aprire, però quell'umiltà sì, per dei campioni del genere di questo veramente livello, sincero, forse solo lui ha questo livello proprio. Guardiola mi ha anche stupito. Guardiola mi ha stupito. Pep Guardiola, ti racconto una cosa divertente. Vai, dove eravate innanzitutto? Stavo in una location semplice dentro il campo il campo d'allenamento del Manchester City, una cosetta a casa dello sceicco. così una cosetta. E ti ha aperto lo sceicco? No, lì c'era security e contro ragazzi, il Manchester è una cosa stratosferica. Perché ti ha stupito Guardiola? Siamo entrati dentro, ho fatto tutta l'intervista, a fine intervista io con molta umiltà dico: guarda Pep, vorrei... Allora, Guardiola mi ha salutato col bacetto, già questo. Ah, vedi? A differenza magari degli altri. A differenza di tanti altri. E a fine intervista dico: Pep, sai, vorrei fare un po' di live action, tu che cammini dentro a... Sai, perché allo lo stadio uso come copertura. E lui mi ha detto: non c'è problema, dimmi dove devo camminare. No, e quindi io giravo, e lui che mi si girava verso me dice: Alessio, devo camminare qui? E Pep, sei a casa tua. Ma come ti pare, siamo noi a disposizione tua con le macchine adesso. E non solo, finiamo tutto, sì. Pep va via, io esco fuori così a prendere un po' d'aria per riprendermi dalla lunga intervista, e sento Pep che mi chiama dal finestrino della macchina. Oh, Alessio! Vado lì, dico: Pep, che hai fatto? Hai visto, eh? Pensavi avevo Lamborghini, Ferrari, invece c'ho la Nissan. Grandissimo. E quindi questo era Pep Guardiola, insomma. E poi c'è stato quell'aneddoto che sono curioso, su Ciccio Graziani. Vabbè, e quello è successo lì in breve? Ero pronto e concentratissimo per intervistare il grande capitano Francesco Totti, e lì ero veramente provato prima dell'arrivo di Totti, perché sai, Totti poi era l'ultima intervista che facevamo, eravamo in questo grande hotel, c'era un evento di paddle con tutti i calciatori, okay, e persone del calcio. Il line producer, uno degli organizzatori del film, mentre io ero lì, viene da me: Alessio, c'è Ciccio Graziani, dopo ti voleva salutare. Okay. Io, vabbè, dai, io adesso sto aspettando Totti. Mentre mi giro, sento lui che entra e dice: vieni, ti presento il regista, Alessio, c'è Ciccio Graziani. Come lui dice così, quest'uomo lo guarda e dice: ma io sono Masciarelli. Era il grande Masciarelli che salutiamo. Che vi conoscevi, grande vi conoscevate artista, però. E no, non lo conoscevo, ma il line producer era convinto che quell'uomo lì, che Masciarelli, era fosse Ciccio Graziani. Perché... E Masciarelli è stato carinissimo, perché veramente è stato carino. Ha detto: no, perché prima mi scambiavano sempre per Galeazzi e adesso mi scambiano per Ciccio Graziani, che ho conosciuto. Tra l'altro Ciccio Graziani
divertentissimo. Gli ho raccontato questo aneddoto e si è ammazzato. Pazzesco. Nell'ultimo blocco che faremo insieme, vogliamo provare a chiamarla la nipote di Carletto? Assolutamente. Cioè, facciamo questo tentativo? La disturbiamo? Come no? Sarà sicuramente contenta. Restate là, ci ascoltiamo un altro disco, Maleducati, e torniamo tra poco. Ciao. Allora, ciao a tutti, sono la sora Ceciona. Ciao Ceciona. Allora, il mondiale Emanuele Andreoli, capitano. 2006, perché forse ero già grande, quindi mi ricordo quando abbiamo vinto i mondiali. E quelli del 82-83 mi sembra, io ero un po' più piccolina, però insomma c'ho le foto. Certo. E Ceciona dove sta? Niente, scusate, che sto camminando. Sta sotto un tunnel. E quindi sono un po' affannata, però sto camminando. Ah, ok, stavamo chiedendo. Stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori, visto che sono cominciati appunto i mondiali nel Qatar 2022, qual è quel mondiale che si ricordano, che hanno impresso insomma nella loro mente per un motivo o per un altro, non per forza quando abbiamo vinto, che era magari il 2006, ma anche io ad esempio quelli del 90 e del 94 entrambi, dove non abbiamo vinto ma c'era Roberto Baggio e Schillaci ad esempio. No, non mi guardare, perché io non so, però tu magari ti ricordi qualcosa insomma. E poi diteci anche, oltre a quel mondiale di calcio che ricordi di più, diteci anche cosa ne pensate di questo mondiale tanto tanto discusso, per diversi motivi, per i vieti che sono stati fatti per entrare allo stadio, addirittura se si è omosessuali non si potrebbe entrare, non si potrebbe urlare, addirittura con l'alcol non si può entrare, non si può acquistare dentro, e ci sono state anche tante polemiche sull'organizzazione. Continueremo a parlare di come un padre, quindi sempre ramo calcistico, con il nostro amico Alessio Di Cosimo. Vuoi aggiungere qualcosa? Sei emozionato? Sono emozionato. Sta pensando all'orario in cui è nato, perché gli Stavo ho chiesto. Pensando all'ascendente. È vero. E parleremo anche di segni zodiacali. Tutto questo subito dopo la pubblicità. Restate là, maleducati. Love. Questa è To Die For. Ti ricordi questo disco? Me lo ricordo, guarda. Signori, abbiamo rifatto un po' gli anni 90 quasi in ogni disco ultimamente. Tra l'altro stiamo ballando da un quarto d'ora. È vero. Lunedì 21 novembre in diretta su Radio Roma. Vi ricordo che ci potete anche guardare sul 15 del digitale terrestre in tutto il Lazio, quindi se ancora non l'avete fatto, fatelo adesso, aggiornate i canali, perché sul 15 ci trovate tutti i pomeriggi dal lunedì al giovedì. Ospite insieme a noi un amico, un grande regista, Alessio Di Cosimo, che è emozionatissimo, ma adesso si è sciolto perché sta pensando a quale fosse il suo ascendente. Ho chiesto a mia mamma a che ora sono nato. Ho messo in difficoltà. Adesso te lo troviamo. Domanda, vabbè. Ma abbiamo un altro ospite, l'ospite nell'ospite, perché in collegamento a sorpresa, visto che stiamo parlando di come un padre, anche lei è protagonista di questo docufilm, Iole Mazzone. Ciao Iole! Ciao! Benvenuta su Radio Roma. Grazie, ben trovati. Da Ascoli, direttamente da Ascoli. Com'è il tempo ad Ascoli? Qui è brutto oggi. Ma ieri ha diluviato, adesso fa solamente freddissimo. Ecco, ok. Allora, noi siamo curiosi di sapere come sono state le riprese, come ti sei trovata, ma soprattutto l'emozione che hai provato poi a riguardare insomma questo capolavoro di Alessio, dove appunto tuo nonno è protagonista assoluto insieme a dei miti del calcio. È un'avventura pazzesca. Vero? Sì. Alessio è stato veramente bravissimo su tutto. Non credo ci sia qualcosa insomma che ha lasciato il suo talento, insomma è stato ben investito e siamo veramente tutti molto orgogliosi di questo progetto. L'emozione è sempre fortissima, io in primis, ma anche tutte le persone che ho sentito, come minimo se non sono rivisto 3 volte il film. Certo. E hanno pianto tutte e 3 le volte. Certo. Guarda, anche io l'ho visto 20 volte. Avete pianto 20 volte. Io l'ho visto 2 volte, anche io devo dire che hanno pianto tutti praticamente. Sì. Abbiamo più pianto con Come un padre che con Maria De Filippi a C'è posta per te. Avevamo la momento marchetta con i Kleenex. Potevamo fare, è vero. È stato un viaggio pazzesco. Adesso proviamo a farvi parlare insieme a noi ovviamente, quello poi anche della presentazione. Ho visto il video, ho rivisto poco fa la storia che mi hai fatto vedere, Ale, dove ad Ascoli poi sul palco è salito Carletto e la gente non se l'aspettava, tra l'altro. È impazzita.
e l'ha portato appunto Massimo Mazzone, il papà di Iole. Iole tra l'altro ad Ascoli ha preparato tutto un bellissimo monologo sul nonno, su quello che rappresentava per lei, no? Perché comunque, come dice sempre Iole, lei quando era piccola per lei era solo suo nonno, nonno Carletto, certo. E invece in giro tutti lo guardavano come un mito, certo. E quindi lei crescendo ha detto: ma come mai tutti guardano mio nonno come me, come se fosse il nonno di tutti? È vero. E quindi ha fatto un monologo bellissimo su questa cosa qua, prima del film, emozionantissimo, e dopo il film, a sorpresa, è uscito Carletto Mazzone sul palco e pazzesco. Lì le 800 e passa persone che erano presenti al teatro di Ascoli sono impazzite, qualcuno ha rischiato di buttarsi di sotto dalle balconate del teatro. Iole, come vi siete conosciuti? Allora, Alessio ci ha raccontato un po' insomma, per altri progetti, e poi da lì insomma l'idea che è nata per questo fantastico docufilm. Adesso ci sono anche altri progetti che farete, noi siamo un po' curiosi, ma si può spoilerare qualcosa? Possiamo solo dire che a breve inizierò un film. Aspetta, fai parlare lei. E c'è Iole. No, così spoilero poco, perché sennò io dopo rischiamo che Iole così, spoilerà così di più. Non hai spoilerato nulla. Cioè. Però io e Iole a breve rilavoreremo insieme. Bene, e di ecco. Questo siamo molto felici. C'è un aneddoto, comunque un qualcosa durante le riprese, Iole, che ti ricordi, che ci vuoi raccontare? Una roba che magari non ti aspettavi, non so, anche un'emozione in più che ti è accaduta durante tutto il periodo delle riprese? Ma allora, di aneddoti ce ne sono diversi, più emozionanti magari che divertenti, perché devo dire che è stato un bellissimo viaggio. Un po' all'interno delle memorie di mio nonno, no? Certo. Che appunto non ho mai vissuto, perché quando ha smesso di allenare avevo 5 anni, quindi l'ho sempre vissuto come mio nonno. Certo. E quindi i miei amici che siamo lo pronti amano, anche per. Siamo pronti, dico, scusa che ti interrompo, anche per il sequel, sì. Come un nonno. Che è perfetto, direi. Dove? A casa. Casa Mazzone. Casa Mazzone. Faremo tutta la parte. Anche Casa Mazzone. Possiamo fare la. Mettiamo la basetta di Casa Pianello. Come la vedi, come un nonno? Ecco, entra Iole che fa. Ah no! Non mi rompe oggi, Iole. Che com'è? Barba, che noia. Com'è? Carletto come nonno, com'è? Nonno, diciamo che dice sempre che ha un fratello gemello, no? Che arrivava quando allenava, quando giocava le partite e poi andava via. E io in realtà non ho vissuto il fratello cattivo, ho sempre vissuto il fratello buono. E anche lì vedere quei video in cui nonno era così che tosto, si agitava. Sì, dicevo, ah, questo è mio nonno, come dice Guardiola, ma questo è il mio allenatore. Con la grande. Allora, perché Iole, tu nel 2001 con la famosa corsa, quella Brescia, giusto? Brescia, nel famoso Brescia-Atalanta. È rinata, no? Sì. Beh, avevo un mese. È appena nata, capirai. Ha festeggiato così. Esatto. Nonno. Iole, noi ti ringraziamo e ovviamente ti facciamo anche un invito ufficiale, lo facciamo anche ad Alessio, che quando passi per Roma ovviamente ci viene a trovare qui negli studi di persona, facciamo un po' di casino insieme, a noi ci piace fare casino, non so se si era capito. E poi aspettiamo di vedere il progetto che farete insieme. Grazie. Va benissimo. Grazie mille, grazie a voi. È stato un grazie piacere. A te, grazie, ti auguriamo buona giornata. Ciao Iole, ciao grazie di cuore. Allora, una domanda che noi facciamo a tutti i nostri ospiti in conclusione è quella cosa di Roma, visto che noi siamo Radio Roma, che diciamo ti è rimasta più dentro proprio nel cuore, no? Se dovessi sceglierne una, ma veramente puoi spaziare dalla carbonara al Colosseo, però ne devi scegliere una rappresentativa per te di Roma, che è comunque anche la tua città, dove sei cresciuto artisticamente. Lo so che è difficile per chi è di Roma come noi, però ne devi scegliere una. Quale scegli? Massimo due, non più di due. Dai. Ma più che altro perché noi di Roma vorremmo tutti andare e scappare, sai, tutti i giorni ti svegli, basta, sta è città però, via. Però certo, Roma è Roma ovvio. Quale scegli? Ma io diciamo come prima cosa metto il mio quartiere, perché comunque io sono nato e cresciuto in una borgata, in un quartiere, diciamo, a Monte Spaccato. Ah, Monte Spaccato. Ah, vedi. E comunque, per quanto se ne possa dire, no, delle borgate, dei quartieri periferici, ci lasci sempre il cuore. Io ora non ci vivo più, ci torno comunque perché ho mia nonna, vado spesso a trovarla, e ogni volta che rimetto piede, che rientro nel mio quartiere, sento comunque una magia e una
è un appunto una botta di nostalgia forte, perché ci si rimane legati. Grande. Salutiamo tutti gli amici che ci stanno ascoltando di Monte Spaccato, ovviamente. C'è un altro, no, va bene. Un'altra cosa che non è, l'abbiamo presa a Roma, che è l'Amatriciana. È vero, ma in realtà di Amatrice. Nasce di Amatrice, però sì, l'abbiamo fatta ormai diventare. Quindi te romana. Sei Amatriciana. Io sono più Amatriciana, okay, che di Carbonara. Okay. Sì. Noi siamo più Carbonara, forse. Beh, io sono più celiaca. Guarda che noi facciamo l'Amatriciana senza glutine. Verrò. Ma verrò. Non c'è problema. Avete scelto una bella tematica. Complimenti. Complimenti, grazie, veramente. Grazie. Grandi, mille. Bravi. Perché proprio. C'è polpetta gluten free. Gluten free, dove via gazzometro. Stasera tutti a via del Gazzone. Ale, noi momento ti ringraziamo. Marchetta. Lo so, è stato tutto il momento Marchetta. Noi ti ringraziamo per essere stato con noi e ovviamente potete poi rivedere sui podcast tutta l'intervista ad Alessio Di Cosimo sul nostro sito radioroma.it. Ricordiamo dove si può vedere Come un padre. Come un padre lo possiamo vedere su Amazon Prime Video. Dovrebbe apparire subito tra i titoli esclusivi di Amazon. Se non doveste vederlo, basta scrivere Come un padre. Esatto. E sul sito e anche sul nostro canale potete vedere adesso la locandina. Grazie ancora, spacca tutto e complimenti ovviamente. Grazie. Rivediamoci presto. Quando adesso vuoi, non aspettiamo come vengo anche tutte le settimane. Ecco, allora c'è il posto. Ti dà polpetta. Aspetta, prima di salutarti. Ascendente. Vediamo se dai. Vabbè, ma è lunga. Se no poi te lo faccio. Mia mamma. Ascendente. Cioè, no, mi stava chiamando mia nonna. L'orario. Vabbè, facciamo così, andiamo di in diretta. Venerdì alle 19:30. Adesso lo scopriamo. Intanto salutiamo, poi magari rientri, non lo so, improvvisiamo. Restate là, andiamo in break. Grazie Alessio. Grazie, ciao a tutti. Ciao a Lori, a Lucas, ciao a tutti. Io i mondiali più belli che porto nel cuore, che mi ricordo, erano quelli lì famosi col grande Totò Schillaci. Anni mi 90. Pare che stiamo parlando 90. Degli anni 90. Sì, quei mondiali Italia 90. Li ricorderò sempre, perché era sempre un'emozione, proprio un'ansia, i brividi. Ogni sera che giocava l'Italia c'era Bruno Pizzulo, poi con la sua voce. Mi ricordo, pazzesco. Ogni partita segnava Schillaci, ma c'era. È vero. Mi ricordo questa cosa, che manco cominciava la partita dopo pochi minuti, no, era proprio anni. L'anno dei Schillaci, era proprio il numero uno. Mi ricordo proprio gli strilli di Bruno Pizzul. Pazzesco. Eccolo Schillaci, eccolo, no. Gol! Ma mi ha raccontato anche lui, qualcosa. Si sentiva un casino bello, tutti che strillavano. Allora, ce l'hai un attimo quella canzone che. Fa da ricordarvi tutto, ragazzi, c'è 70 anni. Mamma mia, perché Italia 90 c'era anche il logo bellissimo. Alza. L'omino. Sì, e poi c'era questa canzone. L'omino con la testa da pallone. Certo, l'omino Michelin. No, non era. Era tipo Michelin. Sì, fatto tutto verde e bianco. Momento. Sì, e c'era. Ah, Michelin è sponsor. Mamma mia, che bello. Io. Chi c'era? Beh, no, io e Brivido. Chi è questo? Non dai. Sento. Sai chi è lui? Mamma mia, che ansia. Edoardo Pennato. Brava. Edoardo e questa chi è? Mia Martini. No. Ma dai, però fa rima. Fa rima con Martini. Ma Gianna non è. Ah, io volevo ritornare al volo. Io non l'avevo riconosciuto. 1990. Siamo che. Com'è? Eccola. No, è partito. Cioè, sta ancora sul ascendente. Sto morendo, ragazzi. Bene, stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori, Lucas DJ, qual è quel mondiale che si ricordano un po' di più, insomma, e quindi sta uscendo fuori gli anni 90-94. Abbiamo scoperto adesso. Eccolo qua, lo vedete. Questo me lo ricordo, il però. Simbolo lo vedete, ricordo il simbolo degli io, anni dai. 90, lo vedete sul sito e anche sul 15 digitale terrestre. Abbiamo scoperto qual è l'ascendente di Alessio Di Cosimo. Che nel non frattempo poteva non essere il mio segno zodiacale. Scusami. Bilancia, quindi Ariete ascendente bilancia. Vuoi dire qualcosa su Ariete? Secondo me non potevi nascere in un giorno in un orario diverso. E non potevi fare lavoro diverso da quello che fai, perché momento astrologico. Bilancia questo. È proprio artista, esteta, vede il bello, ama il bello, tutto ciò che è bello e tutto ciò che tocca funziona o distrugge, dipende. È vero. Però è bipolare. È bipolare, un pochino lunatico, sì. C'è sia la guerra che
La pace. Che la pace. Facciamo un po' di saluti? Allora, a Paolo Costa. Che ci ascolta, il grande compositore delle musiche di Come un padre, perché Come un padre è un docufilm che ha una bellissima colonna sonora, che uscirà tra l'altro. Tra poco uscirà Come un padre soundtracks. Sì. Momento Marchetto. Quindi su tutte le piattaforme musicali. Ma quanto ci deve dare? Non lo so, guarda adesso, due ore. Chiama Amazon. In realtà siamo su un altro programma. Amazon, quanto ci deve Bene, salutiamo anche Valentina, la tua compagna. Salutiamo Valentina Perrella, Fabrizio Sabatucci. Momento saluti! Gli altri sceneggiatori, Alessandra Cre, ma soprattutto il produttore, Paolo Ansaldi, la 102 Distribution, perché sennò poi mi si offende. Abbiamo fatto tutto, direi. Adesso ma salutiamo anche il regista, che è Alessio Di Cosimo! Signori, andate a vedere Come un padre, grazie ancora. Qual è il mondiale che ti ricordi di più? Mi ricordo molto bene quello del 60, io lo dico. Però lo vedi, dai, comunque siete voi. Cioè, ecco qua, è così. Sì, sì, sì. Vabbè, dai, ce n'è uno. Mi ricordo purtroppo Francia 98. Francia 98 che siamo stati proprio... Sì, mi ricordo Francia 98. Bene, bene, bene. Grazie ancora Alessio Di Cosimo, grazie Lori, tu che puoi fare? No, vai, rimani. Andiamo in pubblicità. Ciao maleducati, restate là. The date. Sarallo Famosi, il drive time di Radio Roma, con Lele Sarallo e Lori. Dal lunedì al giovedì, dalle 16 alle 19, canale 15 del Digitale Terrestre.